Ciao a tutti ragazzi, sono Corridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Nel video di oggi delle 7 faccio un altro gioco per cellulare, come avete visto per Android ovviamente. Come avete visto ho fatto Fallout Shelter ed è uscito il gioco di The Walking Dead. Lo vedete già da qui, spettacolare, si parte dalla prigione dove c'è il governatore, quindi sembra fatto un inizio proprio per me. Ricordo, il gioco si scarica dallo shop del cellulare, lo potete scaricare da Android, è free to play, quindi è completamente gratuito ed è un gioco gestionale dove dovremmo costruire e fortificare la nostra città, ma soprattutto difenderci dagli zombie e da altri raider che verranno ad attaccarci. Cosa importante, il gioco è preso dal fumetto, non dalla serie televisiva, quindi sì, è un po' un miscuglio, però come vedete c'è Rick Grimes, che, ok, spoiler per chi non avesse letto il fumetto, nel fumetto gli manca un braccio perché il governatore gliel'ha tagliato col machete. Quindi iniziamo. Rick, ok, innanzitutto copiamoci di loro, poi penseremo al governatore e ai suoi uomini. Avanti. Herschel e Rick. Che bellina anche la grafica, tra l'altro. Allora, clicco su Rick, che spara un colpo. Tocca un nemico per disegnarlo come bersaglio. Ok, ora spara Herschel. Vedete, è un po' meno vecchio Herschel nel fumetto rispetto a quello della serie. Mettere a segno attacchi e subire danni ti forniscono punti adrenalina PA. Questo carica il potere del tuo personaggio. Lo scarica adrenalina. Abbassa un attimo il volume. È abbassato un po' il volume, se no ovviamente non si sentiva niente. Troppo casino. Allora, la scarica d'adrenalina di Herschel è un attacco potente. Tocca per scatenarlo. Boia, l'ha shottato. Rick, questa musica di sottofondo, la sentite? A un amante degli zombie come me non lo fregano. Questo è il tema di 28 giorni dopo, leggermente modificato. Sgamati. Stanno arrivando armati fino ai denti. Da chi cominciamo? Allora, bellino, ci fa scegliere. Gruppo con armi a lunga gittata, gruppo con armi da mischia. Gruppo con armi a lunga gittata, vai. Andiamo e non sprechiamo colpi. La caratteristica di questo umano è essere vigile. Herschel e Rick. Questi qui sono due rider. Herschel è resistente. Attacca il personaggio vigile per provocare più danni possibile. Ok, attacca Herschel. Minchia, l'ha shottato, vabbè. Ha tipo un car 4, che cazzo è un... No, l'M4, boh, non lo riconosco nemmeno. La R15. Rick spara, ok, ora dovrebbe toccare a lui. Ok, ha ferito Rick. Herschel. Vabbè, Herschel shotta completamente. Non è finita, il governatore è sul carro armato, ragazzi, inizia benissimo. Inizia veramente, kill them all. Avanti. Guardate il governatore com'è nel fumetto, ragazzi. C'ha capelli lunghi, baffi, la benda sull'occhio. Gli manca un braccio perché gliel'ha tagliato Michonne. Vabbè, basta spoiler. Eliminateli, ora. Lily Cole, non mi scappa. Garrett, è disarmata. No, bellissimo, anche i dialoghi. Darius, sta scappando, ma cosa stiamo combinando? Questa non vi voglio dire chi è, se non lo dice il gioco stesso. The Walking Dead, Road to Survival. 10 mesi prima. Ah, bello, ci fa vivere la storia 10 mesi prima di quello che è successo al carcere. Circa un anno prima dell'assalto alla prigione, 3 amici raggiungono la cittadina di Woodbury. In gioco. Ma io devo portare avanti Woodbury. Ragazzi, non mi dite che posso fare il governatore in questo gioco perché diventa il gioco della mia vita. Non me lo dite. Garrett, visto? Ecco il posto. Dai, entriamo. Più siamo e più siamo al sicuro. Darius, il problema è che uno finisce per affezionarsi alla gente e poi inizia a prendere decisioni che non sono nel suo interesse. Men che non si dica. Barker, alto là, mani in alto, siete morti. Darius, merda, lo sapevo. Bello, tutto tradotto. Poi, calma, sono Garrett e questi sono Darius e... Corridan. Ah, ma Jane, ma una donna. Vabbè, è uguale. È da un bel po' che siamo in cammino, magari potremmo aiutarci l'un l'altro. Siete solo voi tre? Vedi qualcun altro? Chiamate Gavin, deciderà lui cosa fare. Maggiore Gavin, mica, questo è un militare. Ok, aprite la porta, non dovrebbero crearci problemi, chiudete gli occhi. Le cose stanno così, non mi importa da dove venite, chi vi siete lasciati alle spalle e chi avete sepolto. Se volete restare a Woodbury, cioè ragazzi siamo a Woodbury, godo come un maiale. Dovete essere in grado di fare due cose, combattere e costruire. Il dottor Stevens vi mostrerà come funziona Woodbury e come si costruisce. Bene, iniziamo. No, ragazzi, ma io... No! Ma basta tutto! C'è un gioco gestionale di Walking Dead dove devo gestire Woodbury. Io che adoro il governatore. Basta, basta. Ci servono materiali per costruire più case. Tocco un lotto libero per costruire questo.
campo di materiale, un piccolo campo, ma poi oltretutto c'è dove Fallout Shelter ci fa gestire un vault, qui ci fa gestire una città in The Walking Dead. Campo dei materiali, ok. Pronto in 5 secondi. Tocca per terminare all'istante, però spendo monete. Io non volevo. Vabbè, una sola. Saltare il tempo d'attesa normalmente costa monete, questa volta è gratis, ah, meno male. Servono strutture per conservare i nostri materiali, tocca la struttura per riqualificarla. Deposito di materiali. Saltiamo, tanto è gratis. Tocca per raccoglierli. Legna, cibo, abitanti 10 e monete. Qui ci faccio una casa. Ok, ora posso ospitare più. Martinez! Ve lo ricordate, Martinez? Mai giocare a golf col governatore. E il generatore è appena saltato. Barker, prendi Sandy e Mitchell. Mitchell Junior, parla con i nuovi tizi e prendi uno di loro per la missione Homan. I nuovi tizi, fai come ti ho detto. Reclute e ricompense. No, guardate bene le ricompense. Rick, Andrea, Tyrese. No, ragazzi, è il gioco della mia vita. Glenn, Dale. C'è anche Shane! Maggie, Sandy, Lori, ovviamente la moglie, va bene. Apri, per uno. Chi ci trovo? Glenn. Che è questo? Raro. Glenn! Ho trovato Glenn, ragazzi. Riscuoti. No, mi sta gasando. Ci sono altre persone davanti alla porta. Ehi, quel tizio lo riconosco. L'abbiamo incontrato qualche tempo fa. Ci hanno aiutato, è gente a posto. Aprite la porta, fatele entrare. Il governatore! Il governatore! Che è diverso di... Per Philip! Cerchiamo il karma. Ok. Philip Blake. Il governatore. Grazie, grazie mille. Ci farebbero davvero comodo un posto in cui stare. Cioè, racconta la storia, la strada per Woodbury quando ho letto il romanzo. Vabbè, comunque. Forestiera in città. Terminata la costruzione di strutture, devo andare in missione per il recupero del generatore. Livello 2. Guadagnato. Aumento costo massimo squadra. Aumento energia. Gettone base. Missione. Che poi tra l'altro, aspettate, posso tornare indietro? No. Allora, un caloroso benvenuto a Homart. Ma con chi vado in missione? Area 1. Ah, sono 5 step. Bellissimo. Garrett, ehi, dimmi, Sandy, come mai sei finita a Woodbury? Tempo fa mia sorella è finita nei guai, droga, brutta amicizia. Ho cercato di rimetterla in riga, le ho perfino trovato un lavoro. Tutto andava bene e poi le ho sparato. Vaffanculo. Wow. No, era già una viandante. Uno dei suoi vecchi amici è tornato con della droga e le ha pensato perché no, si è fatta una pera ed è morta. Poi l'ho trovata, proprio spicciolo. Trovata in cantina che si mangiava il suo amico, occhio per occhio, dico io. Un giorno o l'altro tutti voi dovete fare la stessa scelta, senza starci tanto a pensare. Lo si fa e si volta pagina, poi quando tutto è finito. Questa è una bella cazzuta, tipo Andrea. Sarete soli con i vostri ricordi. L'ora delle chiacchiere è finita, siamo arrivati. Ci sono dei vaganti nel parcheggio, eliminiamoli. Tocco uno slot per selezionare e cambiare compagni di squadra. Posso scegliere Glenn. Ma perché? Scegliamolo. I leader possono avere abilità che influiscono su tutti i compagni di squadra. Il secondo slot ospita personaggi speciali che si uniscono a te per missioni e possono... Puoi cambiare il personaggio. Ok. No, non me la... Tocca l'arma di un compagno di squadra per selezionarne un'altra. Tocca il pulsante info per... Tocca gli slot di un oggetto bellico per selezionare e cambiare gli oggetti bellici che ti porti dietro. Modifica la squadra a tuo piacimento. L'importante è non superare il costo di squadra massimo. Quando sei pronto per la battaglia tocca il pulsante attacca. Ok, allora Barker. Questo slot è riservato a un alleato che teoricamente non può cambiare questo alleato. Ok, slot questo. Ci mettiamo Garrett. Ah, e qui devo completare per sbloccare altri slot. Ok. No, sì, Garrett mettici. Ok, poi qua sotto tocca lo slot oggetto per modificare. Non ho oggetti da equipaggiare, quindi è anche abbastanza inutile. Ok, ma andiamo in missione. Glenn, non hai armi di tipo veloce per equipaggiare questo compagno di squadra. Fatto. No, al momento abbiamo un mitra, una mazza e un machete. Ok, andiamo. Attacca. Veloce, questa caratteristica. È forte contro la caratteristica resistenza del giubbotto antiproiettile, ma è debole contro la caratteristica forte. Attacchiamo questo. Vai. Garrett. Glenn. Ok, poi il bersaglio è questo. Barker. Ora loro si avvicinano.
Allora, Garrett. Ok, rimane lui. Glenn. Questa roba. Ah, preso tutto, cibo. Ondata completata. Alcuni sopravvissuti sono usciti da una struttura abbandonata. Non posso ringraziare abbastanza. Ok, attacchiamone altri. Attacchiamo prima di tutto. Ma loro li mando tipo Glenn qui. Morto. Garrett di qua. Boia. E Barker qui. Vabbè ragazzi, ciao. Cioè, strage, fortissimi. Ondata completata. Poi attacchiamo questo Garrett. Glenn. E te ferma uno di questi, Barker. Poi allora Garrett. Glenn. Vabbè, ma siamo fortissimi, ragazzi. Ma chi ci ferma, Dio buono? Ma chi ci ferma? Risorse, XP. Oggetti ho trovato. Polvere sedativa, guanti da lavoro, bottiglia vuota, plasma sanguigno, bende. Ok, avanti, non è trovato nessun personaggio. Uccidere quei mostri non è mai semplice. Una volta era gente normale, come i miei genitori, Mitchell Jr. e mia sorella. Beh, non lo sono più, sono solo delle minacce. Minacce che devono essere eliminate. Ah, area 2, va avanti il gioco oltretutto. Boia, un momento ho sentito un rumore. Ehi, merda, non ti avvicinare o sei morto. Jim, no, non sparate, sono con altre persone che sono barricate dentro. Non vediamo anima viva da, beh, da un'eternità, ci serve del cibo. Volete fare uno scambio? Non so, non sembrano ostili, Corridan, cosa ne dici? Mandiamolo a farsi fottere, ragazzi. Noi siamo cattivi di Woodbury. È anche cattivo, come contenuti, ragazzi, occhio. Vai al diavolo, Jim, non se ne parla. Cioè, non avvertite la vostra presenza. Beh, valeva la pena provarci, venite fuori. Meno male che non ci ho provato, eliminiamoli. Col cazzo che mi freghi. Equipaggiamento? No. Non ho... Magnum di Sandy? Ah, uso Sandy ora, non uso più quell'altro. Ragazzi, non ho altre armi. Ah, 13 su 16, penso che... Vabbè, questo gioco, ragazzi, forse il lato negativo è che è limitato. Ovvero quando finiscono le scorte tipo di carburante bisogna attendere un tot per rifare nuove missioni. Vabbè, comunque è un gestionale, quindi sono tutti così sti giochi. Attacca, 3. Attacca lui. Garrett. Glenn. Attaccate questo, Sandy. Ora ci attacca ma lui. Oia, Sandy. Vai, shottato. Andiamo la roba. Ondata completata. Ce ne sono altri? Ondata 2 di 3. Sì, sono 3 ondate. Allora, questa. Vai, shottato. Ciao, De. Vabbè, ciao, scoppiati. Andiamo tutto, lootiamo. Ondata 3 di 3. Ora sono 3 però. Io attaccherei prima quello col macete, mi fa più paura. Questo. Ah beh, ma non l'ammazzi sul colpo con la pistola. Ciao. Bastardi di merda. Crepa, tiè. La roba. Vittoria. Risorse, oggetti, guanti da lavoro, bende, bottiglia vuota, braccio divagante, polvere sedativa, camicia stropicciata. Ho trovato un nuovo personaggio, vediamo chi è. Ci volevano imbrogliare, sei intelligente Corridan, meno male, avrebbero potuto ucciderci tutti. Non ci si può fidare di tutti, Mitchell. Non tutti sono come te, ottima decisione Corridan. Sono d'accordo, ne andiamo a prendere quel generatore. E si va allo step 3, ricompense di missione, che sono queste qua. E un personaggio nuovo. Ragazzi, questo era il gioco di The Walking Dead, uscito mi sembra oggi o ieri, comunque mi sembra forse di più in giornata, che ho letto le news, per Android. Quindi collegatevi subito con il vostro cellulare, mettete il wifi se siete a casa vicino al router e scaricatelo perché è gratuito. Boh, l'idea mi garba da morire. Poi ovviamente vediamo come va avanti, che già questa benzina un po' me l'ha smorzata. Nel senso, se io la finisco non posso più andare a fare missioni e mi tocca aspettare come tutti i giochi di Facebook. Però l'idea è bella e ci fa gestire Woodbury. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su e magari condividetelo sui social network dove siete iscritti dal governatore, perché stavolta posso dire davvero di esserlo. Bleh, è tutto, ciao.